Buongiorno, oggi parleremo di Palazzo Chiericati. Ma cos'è Palazzo Chiericati? Un capolavoro palladiano, certo, ma non solo. È anche un museo, un luogo di cultura e bellezza che si apre ai cittadini e ai visitatori. L'edificio, più simile ad una villa suburbana che ad una residenza di città, fu progettato da Andrea Palladio per Girolamo Chiericati. Sorse in un luogo strategico per il mercato fluviale, nella piazza dell'isola, sopra le fondamenta di alcune casette di proprietà della famiglia. La piazza, oggi Matteotti, era chiamata dell'isola perché delimitata da un lato dal fiume Bacchiglione e dall'altro dalla Roggia del Collo, che si gettava nel Retrone, presso il Ponte delle Barche. Immaginatevi la meraviglia che doveva provare chi, approdando davanti all'edificio, se lo trovava davanti, isolato e maestoso, magari riflesso su uno specchio d'acqua tracimata del fiume, come spesso accadeva. Ma procediamo con ordine. Lo spazio entro cui costruire il palazzo era troppo stretto ed allungato, per cui il conte Chiericati si rivolse al Gran Consiglio per avere in concessione un tratto di terreno pubblico. A ciò che si facesse un portico di larghezza di piede tredese e lungo la fasada della casa Mea, sopra l'isola, per maggior comodità Mea e accomodità e tornamento di tutta la città. La soluzione, a dir poco geniale, fu escogitata da Andrea Palladio, che riuscì così, senza occupare terreno pubblico calpestabile, a ricavare, assieme ad altri locali, un grande salone di rappresentanza nel piano superiore. Ambiente che in un palazzo nobiliare di tutto rispetto non poteva certo mancare in quegli anni. Abbattute le preesistenti case, la costruzione ebbe inizio a metà del Cinquecento nel lato sud, ma alcuni anni dopo i lavori rallentarono fino a fermarsi a causa di difficoltà economiche e di una pestilenza che era scoppiata in città. Morto il conte Girolamo, nel 1557 il figlio Valerio rese abitabile la porzione innalzata e fece decorare i soffitti e le pareti da artisti dell'entourage di Palladio, con affreschi che ancora oggi possiamo ammirare. L'edificio venne completato solamente nel 600 da architetti e scultori che seguirono per lo più il progetto del grande maestro. L'interno ci riporta alla Domus Romana. Il piano terra, in particolare, presenta un atrio biabsidato, collocato in posizione centrale e in asse con il porticato esterno, fiancheggiato da due nuclei simmetrici di tre stanze ciascuno. La facciata è caratterizzata in basso da un colonnato toscanico continuo, ispirato ai porticati dei fori romani, e in alto da effetti plastici, dovuti all'alternanza tra la superficie della parte centrale e le due logge ioniche laterali. L'ampia scalinata che precede il porticato, oltre a conferire al palazzo magnificenza, lo proteggeva dalle esondazioni e dalle attività del mercato antistante. Ma secondo voi, da dove poteva aver preso l'ispirazione il nostro architetto? Guardate questa moneta. È un antico denario romano che rappresenta la Basilica Emilia e che senz'altro era conosciuta da Girolamo Chiericati e da Palladio. Il loggiato a doppio ordine, diviso dall'accentuato marcapiano, non vi ricordano un po' la facciata del nostro palazzo?